fa il pieno di visitatori la domenica del taglio del nastro di Cartoceto DOP, il festival 45esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva. Il gusto dell'oro verde delle Marche ha avvolto il centro di Cartoceto nel suo ricco mix fra degustazioni, stand espositive, mostre, show di clownerie, percorsi naturalistici, il concerto di Danilo Rea e una spettacolare videomapping dedicata al centenario di Renata Tebaldi. Un ricco programma per rinsaldare l'identità di Cartoceto e l'ampliamento di conoscenze ai visitatori verso l'unica DOP delle Marche. Ricordiamo assolutamente che siamo di fronte, insomma, alla celebrazione, alla 45esima celebrazione della nostra eccellenza agroalimentare, che ricordiamo essere l'unica DOP olearia di tutta la regione Marche. Un percorso molto molto lungo che è partito da un povero mercato e oggi parliamo di un festival che va oltre, secondo me, la festa, la gogliardia, il divertimento, gli intrattenimenti che oggi e anche domenica prossima, lo ricordiamo, animeranno il centro storico di Cartoceto, perché, così come ho più volte ormai avuto modo di spiegare, Cartoceto dopo il festival è per noi una traduzione, una declinazione di un modello di sviluppo economico che vorremmo per il nostro centro storico. Dopo 45 anni di crescita, il festival non vuole smettere di ampliare la sua capacità di promuoversi. È assolutamente possibile farla evolvere ancora, proprio perché, come dicevo prima, possa diventare, oltre che un festival e oltre una festa, un modello di sviluppo affinché i principali asset di interesse e di attrazione turistica del nostro territorio possano diventare anche delle enormi possibilità per la nuova generazione di strutturare in modo sostenibile delle attività qua all'interno del centro storico, che partano dall'eccellenza agroalimentare per poi arrivare ovviamente a quelle di carattere culturale e di carattere turistico. Dal festival all'olio i visitatori hanno trovato un prodotto di qualità di prim'ordine. Una annata ad ascoltare le aziende molto positiva, perché vista la siccità estiva, come dire, il quantitativo è sicuramente un quantitativo importante, abbondante, la resa è soddisfacente e soprattutto non si sono rilevati particolari problemi con quella che noi conosciamo in gergo essere la mosca, ovvero uno dei principali problemi dell'olivo. La tradizione dell'olio e la costante capacità di rinnovarsi. Vedi la novità subito apprezzata del profumo all'olio di Cartoceto. Ci siamo inventati quest'anno questo prodotto della cosmetica assieme ad un'azienda specializzata. Abbiamo già coinvolto, devo dire, numerosi operatori commerciali del territorio di Cartoceto e non, anche perché, un piccolo inciso doveroso, ricordiamo sempre che pur essendo la denominazione DOP Cartoceto, questa sottende anche tutto il territorio comunale di Monbaroccio, parte del territorio comunale di Fano e parte del territorio del comune di Colli al Metauro. Dicevo che quest'anno, in collaborazione con questa azienda di cosmesi, abbiamo elaborato questo profumo all'essenza di olio DOP Cartoceto, dal profumo, devo dire, molto molto erbaceo, un profumo unisex. Chi ha avuto modo già di assentirlo l'ha apprezzato tantissimo e quindi, insomma, speriamo che possa avere anche questo le stesse fortune commerciali, economiche, che nel tempo ha avuto la nostra eccellenza agroalimentare, ovvero l'olio DOP Cartoceto. Tanti prodotti di eccellenza abbinati a tante attività collaterali che hanno animato la prima domenica del festival e che faranno altrettanto nel secondo e ultimo appuntamento del 13 novembre. Le tantissime attività, iniziative, ai tanti intrattenimenti di carattere culturale e musicale, penso agli spettacoli di clowneria e anche musicali di Piazza 20 Settembre dedicate alle famiglie e ai bambini, sia questa che la prossima domenica. Penso al punto di degustazione gestito e curato dall'Ice Marche con un aperitivo DJ set in piazzetta Guerrazzi. Penso alle marching band che gireranno per entrambi i pomeriggi nei viottoli del centro storico di Cartoceto. Penso ai grandissimi spettacoli all'interno del Teatro del Trionfo, Danilo Rea e Luciano Biondini oggi, Serena Brancale la prossima domenica, il corpo bandistico di Cartoceto per non far mancare appunto la tradizione al di là dell'innovazione, e poi le mostre all'interno della biblioteca Afraciscato, della storica e antica biblioteca, mostre di scultura, di pittura, le mostre e le riproduzioni grafico-pittoriche all'interno del Teatro del Trionfo, la Galleria d'Arte Porta Marina, insomma davvero ce n'è
per tutti i gusti. E tra l'altro, non citando soltanto l'arte, la cultura e la musica, non dimentichiamo i numerosi percorsi naturalistici sia a piedi sia in bici, che possono essere prenotati, percorsi guidati ai termini dei quali è prevista una degustazione di prodotti tipici del nostro territorio a cura della Proco Cartaceto, e quindi anche lì chi è amante dello sport outdoor può sicuramente apprezzare, insomma, queste due domeniche anche sotto l'aspetto sportivo.